Pronto, pronto. Pronto, pronto. Sembra scritta su di te. Giugno, no? Quando, sei di giugno, esatto. Quindi quando il mese di giugno canta la sua melodia, il cielo più vero può essere ancora trovato, sostituisci semplicemente la tua oscurità. Certo, questi sono i testi di Gregory Dimas, sono tutti molto introspettivi e hanno sempre questo doppio lato, questo duplice lato oscuro, luminoso. Un po' tutti i brani suoi sono così. Senti, io mi ho preso un appunto su, un po' su questa canzone, mi hai spostato un po' la scaletta che avevo nella testa, ma non è un problema. Non lo sapevo perché non ci siamo parlati sì, prima. Vabbè, andiamo a braccio. Senti, collaborazioni. Allora, qui ho visto, ho letto un po' di cose nel disco, che tra l'altro ricordo sta qui, per cui volesse poi approfittare per dare una mano alla musica indipendente, perché comunque dobbiamo dire che lui, come tantissimi altri artisti, ormai in questo scenario, diciamo, musicale che possiamo anche un pochino criticare, è costretto, diciamo, tra virgolette, a autoprodursi per poter, diciamo, diffondere quello che è la sua vena creativa. Non è il primo, non sarà l'ultimo. La situazione assolutamente e devo dire che un applauso va, diciamo, virtuale a tutti quelli che ancora oggi e soprattutto poi quest'anno nel 2020 con coraggio estremo riescono a pubblicare album a loro spese senza avere, diciamo, una compagnia discografica dietro con il supporto che invece artisti come Claudio dovrebbero avere. E il disco, qui vedo un po' di, le note qui, i credits sull'album, ci sono anche nomi importanti tra l'altro che ti accompagnano, ne citiamo qualcuno, in primis vabbè, la base ritmica di Alessandro Chessa e Fabiola Torresi. Sì, con Alessandro praticamente c'è stato proprio un connubio artistico per tutta la durata del lavoro del disco, a parte la scrittura dei brani, che quella l'ho fatta praticamente musicalmente io per conto mio, a livello di produzione, di registrazioni, di studio ritmico dei brani, insomma, abbiamo fatto insieme con Sandro per tutta la durata del lavoro, che non è durato poco, almeno un tre sì, anni. Infatti, una cosa che non ti ho chiesto, anche quando ho scritto l'articolo per Left, mi è venuta questa domanda, ma quanto tempo hai impiegato per fare questo album? Tanto, tanto perché ho iniziato a registrare 3 anni fa praticamente le prime cose, poi come tutte le autoproduzioni devi adeguarti a quelli che sono i tempi quando non c'hai le risorse economiche per fare un lavoro tutti insieme, cosa che è difficilissimo, no? Cioè, ci vuole una produzione importante per fare un disco tutti insieme, cosa che non è stato, quindi ho dovuto gestire la cosa molto dilatata nel tempo, però alla fine il risultato è arrivato. Mi sembra ottimo, ve lo assicuro, il disco è straordinario. Poi io leggo qui Fabiola Torresi, la nota Fabiola Torresi, diciamo, che turnista, fa parte proprio del televisiva, ma anche, diciamo, no? Certo, fa parte dei dischi italiani. Parte dello zoccolo duro del disco, nel senso che anche lei ha lavorato sulla parte ritmica all'inizio, appunto 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare sui brani. E poi ha registrato il basso su 7 brani su 11 del disco. Quindi c'è, cioè, una presenza, oltre che ha fatto i cori, dove ci sono i cori su tutto il disco c'è lei, okay, che canta. Sì. Poi vedo degli ospiti di riguardo, sono il chitarrista blues Tolo Marton di Treviso, non so se lo conoscete, lui è chitarrista che è stato il primo chitarrista delle Orme. Che le Orme erano un trio senza chitarra, poi quando nel 75 hanno introdotto la chitarra nel gruppo e c'era Tolo Marton, ha scritto pure una canzone famosissima di quel gruppo, per chi lo conosce, Amico di Ieri. Mm-hmm. Che ho avuto il piacere di suonare con lui dal vivo. Poi c'è Mario Guarini, che è il bassista di Claudio Baglioni. Sì, da quasi 20 anni che suona. Poi vedo Nicola Costa la chitarra, mai Mick Brill al basso, tra l'altro vecchia conoscenza. Mick Brill, sì, è grande inglese romano, inglese di Roma. Sì. È venuto a Roma negli anni 60, è rimasto qua. Quindi, però. Poi
Nicola Di Gian, che è ospite nel primo Di Gian, brano, che sì, fa delle parti di chitarra sul primo brano, che è il chitarrista acustico del Banco del Mutuo Soccorso. E poi leggo un po' di altri nomi che sono un po' la parte un po' più, passa il termine, forse mistica, anche per alcuni aspetti. Vedo Enrico Chiarioni, effetti, colori, ispirazione. Enrico Chiarioni è il Peter Sinfield, tra virgolette, della fonia, per quello che riguarda il disco, perché ha lavorato a stretto contatto con me sui suoni, su tutto l'album, ha fatto un lavoro, a mio parere, importante, molto importante, ha lavorato tanto e bene, secondo me. E ha messo anche delle idee sue all'interno del, non degli arrangiamenti, ma all'interno dei suoni, insomma, del missaggio, oltre ad averlo fatto. Sì. Non è che siano tutte mie specifiche, ma ci ha messo del suo, io mi sono trovato d'accordo. Per continuare sotto questo lato, ma non sto dimenticando una persona che sta anche qui stasera con noi, dopo la citiamo, la presentiamo, però l'importante secondo me è questa copertina, che è opera di un'artista italiana, che è Ira Migliucci, che è qui con noi stasera. Buonasera. Ti ha portato un applauso e che ha portato qua per l'occasione alcune sue opere, le vedete qua, diciamo, distribuite qui sulle pareti. Sì. E c'è anche, diciamo, la... Prego. Dopo sulla pagina, sul sito, metteremo le foto dei singoli pezzi che sono stati portati oggi, perché chiaramente nella ripresa che faremo, nella ripresa che stiamo facendo adesso, non sono tutti visibili, però bene, saranno visibili, grazie. Abbiamo il piacere di dare visibilità anche a Ira. Vedo anche il disegno, quello è il disegno originale della copertina. Non l'ho potuta fare quadrata perché diciamo, l'opera originale su tela è stata già acquistata. Non c'è più. È fatta anche una correzione privata. Perfetto. Però potrei però, diciamo la... Quindi ho portato la stampa e l'ho dovuta dividere in due quadri rettangolari. Uh-huh. C'è un pezzo. In mezzo c'è un disegno dedicato a Claudio. Diciamo che Claudio è fonte di ispirazione delle mie opere. Ma diciamo un po' viceversa, sì. Magari, no? La sua musica sì, mi porta, mi fa volare in alto. Bene. E poi vedo qualche collaborazione anche una persona qua che è Pizzuti. Quindi presentiamo, eccolo qua, che è autore di alcuni testi che Claudio ha musicato, o viceversa. Raccontaci un po', Claudio, come è nata questa. No, c'erano dei brani che avevo già scritto, diciamo, un testo che però non mi soddisfaceva, e ho trovato invece in William un autore veramente eccezionale, che mi è piaciuto, e sono contento di aver collaborato con lui per rivedere alcuni brani. E quindi ho cambiato completamente dei testi con i suoi scritti. Grazie. William Pizzuti. Una pausa, William. Facciamo un altro brano, magari. No? Con un suo testo, appunto. Diciamo, come si intitola? Given This Life. Oh. All the wondrous things are here to behold. A starry night to gaze at the glorious sight. Can we believe it's a light that never will end? It's come from afar to be here and to be shared. Thoughts and illusions appear in my brain. They drift in a world never known, never have seen. I try to imagine what this means in my mind. I don't understand, it's the same for all mankind. So spread your wings and rise in an endless prance. Given this life, it seems only by chance.
the sunset turns into a painting of gold. Seasons succeed one another without an end. It's something that comes far above, over the man. Fools and illusions appear in my brain. The journey given to me has come to an end. I try to imagine what this means, give it a name. I try to continue and give, but it ends up the same. So spread your wings and rise in a member's grounds. Given this life, it seems only by chance. We dance on a cloud that floats in the sky. We don't understand, we are here and we ask why. Grazie a te. William si chiede giustamente del motivo della vita, no? Del senso della vita. Io ho prodotto così queste cose che Claudio ci ha cantato. Sì. Ci è stata data questa vita, sembra solo per caso. Danziamo su una nuvola che galleggia nel cielo. Non capiamo. Siamo qui e ci chiediamo perché. Ho bisogno di una possibilità per vedere cosa è vero, per vedere se mai supererò questa vita, che potrebbe darmi un senso di ciò che nel mio futuro davanti, anche solo uno sguardo. Ecco, lo sguardo, forse magari un rapporto con qualcuno, anche, no? Poi ci abbiamo William, ci spiega lui. Beh, forse quella... anche nello sguardo di una persona, del rapporto, cioè, con del una rapporto persona che si anche, sì. È già il senso della vita, o no? Sì, sì, anche quello, perché le altre persone fanno parte della tua vita. E anche nel senso di avere magari un sguardo nel nostro prossimo futuro, che è difficile, però cerchiamo sempre di sapere quello che magari succederà in futuro. Ci dobbiamo aspettare. Senti, io nella recensione che ho fatto del disco, come hai visto, parlavo un po' di un brano particolare, che secondo me è uno dei più belli che sono all'interno, diciamo, di questo album, ma probabilmente forse uno dei più belli che hai scritto, che è River of Visions. Grazie. Questo sì. Però è un album, c'è un album, questa è una canzone che però mi riporta un po' a degli amori che abbiamo in comune. Questo è David Crosby, non so se... No. O quel, tutto quel filone californiano. Più il filone, va. Più filone. Qui a un certo punto, capelli lunghi, sogni ad occhi aperti e tutto ciò che avevamo. Sfornare le tasche non poteva farci comunque cambiare idea. Tutto sommato pure adesso. È proprio questo, è lo sguardo indietro che ti fa vedere chi sei oggi. È un po' questo il senso della canzone. Non ti nascondo che assolutamente non ho...
nessun vantaggio a dire questo, lo sai, mi conosce, ma nelle ultime settimane in macchina io ho sentito ripetutamente questa canzone. La voglio sentire dal vivo. Ok. River of Visions. Vabbè, prima volevo dire, ecco, sì, magari... due parole al volo, come è venuta fuori, come è uscita fuori questa canzone. Praticamente era l'estate 2019, sì, certo, era un anno fa, poco più di un anno fa. E per l'ennesima volta rivedevo un film di Martin Scorsese, penso Taxi Driver forse. Non lo vedevo da un sacco di tempo, però l'avevo già visto un sacco di volte, come tutti noi immagino. E rivedere sto film mi ha proiettato un attimo. Tra l'altro, scusa, ti interrompo. C'è una scena fantastica, non so se devo ricordare il film, quando a un certo punto il protagonista sta di fronte da solo in casa, di fronte alla televisione, e parte mentre riflette, eccetera, parte in televisione, non mi ricordo adesso che tipo di trasmissione c'era, e lui però è perso, sta da un'altra parte, esatto, della testa, e parte un brano di Jackson Brown. Cioè un colpo pazzesco da parte di Scorsese. Sì, beh, tra l'altro Scorsese, anni 70, pieni anni, sappiamo, 70. Che insomma è appassionato di musica, impressionante, no? Ha fatto pure film apposta. Ma rivedendo quel film, niente, mi sono catapultato per l'ennesima volta in quel periodo, inevitabilmente. E quindi non nel film specifico, quel film è stato, ecco, in quel momento mi ha riportato in quegli anni, insomma, sti anni, quegli anni lì, insomma, è incredibile, perché è una specie di vortice che mi risucchia ogni volta, e quindi è venuto fuori questo testo, inevitabile, è una cosa a me inevitabile, e quindi è venuto fuori Rivers of Visions, fiumi di visioni e suoni, e poi il testo dirà Rivers of Visions and Sounds, che mi riportano sempre là, sempre in quel periodo, ecco perché poi il titolo del disco, 1968. No, c'è da dire una cosa che, diciamo, cronologicamente, anagraficamente, la musica degli anni 60 e 70, diciamo, siamo stati costretti un po' ad andarla a recuperare, no? Perché certo, non l'abbiamo vissuta proprio in diretta. Insomma. Assolutamente, anche lo stesso film Taxi Driver, io quando è uscito ero ragazzino, non posso averlo visto. Però hai trovato questa risonanza. L'ho visto negli anni 80. Però hai trovato in quel filone, in quella cultura, una risonanza. Assolutamente, probabilmente è un fatto che un po' tutti credo, credo di dire, forse non so quanto ha ragione, però penso che un po' tutti siamo legati a quelle forme artistiche che abbiamo vissuto da ragazzini, un po' tutti, credo. Non è particolare, no, non è che lo dico una cavolata. Perché, diciamo, te agli inizi degli anni 80 eri in mezzo a un filone, era quello della New Wave, che imperava. Sì, però... Però, ecco, poi invece sei andato a recuperare... indietro, quando ero ragazzino. Evidentemente forse la musica di quel momento, 82-83, non ti corrispondeva. No, non era proprio nelle mie corde, assolutamente. La New Wave, non... ascoltavo perché si sentiva in giro. Qualcosa mi è pure piaciuto, i Talk Talk, per esempio. Però, insomma, oggi la rivaluto, oggi gli anni 80 la rivaluto, però in quel periodo là per me esisteva la musica degli anni 60-70, come ancora adesso. Bene. Va bene, Rivers of Visions. Still in 70s movie today. Those feelings again. Me and my friends in a midsummer day. Focus it on a new song to play. Rivers of visions and sounds are slowly flowing over time. While you still wonder who you really are. That's all we had. Empty.
change our minds. And rivers of visions and sounds are slowly flowing over time. Why you still wonder who you really are? Look at the mirror, no, me play guitar. Look in the mirror, know me playing.